prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Due minuti primi, buon pomeriggio amici, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, Mariella Vitale con voi anche questo pomeriggio, martedì 7 luglio e non vi voglio mettere alla prova, ma sono sicura che voi sapete già l'appuntamento del martedì pomeriggio, chi prevede, cioè la nostra giurista d'impresa, la dottoressa Lorenza Morello, per il punto, il suo punto di vista ovviamente. Io la saluto subito, buon pomeriggio. Il mio punto esclamativo, come al solito. Molto, molto, quest'oggi molto poi... Molto esclamativo. Dottoressa, stamattina è stato presentato il DL semplificazioni dal Presidente del Consiglio. Qui parliamo di soldi, parliamo di rilancio, parliamo di cose più facili, più semplici da fare. Insomma, il ferro è ancora molto caldo, nel senso che è stato appena partorito. Adesso non so se è un elefante, un topolino, non lo so, lo sentiremo da lei. E ha avuto già modo di valutare e di dare un'occhiata più o meno a questo DL semplificazioni? Che cosa ne pensa? Ma sì, avevo già avuto modo di leggere la bozza e poi da quello che è stato ancora discusso ieri durante la notte a quello che poi è uscito, devo dire che un quadro generale me lo sono fatto. Come diceva giustamente lei poco fa, si parla di soldi, si parla di semplificazione, sì. Si parla di questo, si parla di altro. In Italia noi da anni parliamo sempre di tante cose, sì. Ma un conto è parlare, un conto è fare. Qui di nuovo non c'è nulla di fatto. Ecco, ad esempio ci sarà, faccio un esempio di semplificazione, gli appalti diretti, 150.000 euro, non più la soglia dei 40.000 euro, saranno affibbiati direttamente alle aziende che sarà necessario, insomma, che si diano da fare per mettere a posto strada, per fare qualunque cosa, per i comuni ovviamente. Questo perlomeno c'è un vantaggio rispetto al passato, che appunto il limite era dei 40.000 euro, portandolo a 150.000 magari, no? C'è un pochino più di... Ma allora vede, il problema non è la soglia, il problema è come vengono fatti i lavori, come vengono appaltati, perché poi le norme di semplificazione o di svincolo possono servire in un paese dove poi l'amministrazione e la burocrazia non giocano contro a chi vuole lavorare. Invece un paese imbrigliato come il nostro, sì, in norme che se manca un documento salta un'intera procedura di gara, o se manca un documento un lavoro non inizia, lo sa bene chiunque debba anche solo banalmente durare una casa, senza parlare di grandi opere, ma guardiamolo nel piccolo, quanto ci si mette, soprattutto in un momento come questo, in un momento di Covid, a ottenere un permesso da un comune, perché c'è il Covid, perché c'è lo smart working, perché questo, perché quello, insomma siamo, sì, il paese delle mille norme, dei mille rinvii, dove per iniziare un'opera pubblica o a partecipazione pubblica ci serve tre volte il tempo di quello che serve in qualsiasi altro paese della comunità europea. E continuo a vedere delle norme, non ultimo in questo sedicente DL semplificazioni, perché io di cosa ci sia di semplificato non l'ho ancora visto, come non ho ancora visto i fondi erogati di cui si parlava tanto, come, sì, non ho visto la cassa integrazione per le aziende che l'hanno richiesta, come non ho visto i fondi, i 25.000 euro per gli imprenditori che ne avrebbero più diritto. Insomma, continuo a sentir parlare e di semplificare non se ne parla, se ne parla da anni, ma non l'ha ancora fatto nessuno, non l'ha fatto il centrodestra, non l'ha fatto il centrosinistra, non lo stanno facendo neanche loro. La gente sta iniziando ad avere problemi a mettere insieme il pranzo con la cena. Io sento imprenditori terrorizzati, e anche quelli che dopo il lockdown, che abbiano o non abbiano avuto il codice Ateco che gli ha permesso di lavorare, i fortunati che sono riusciti in qualche modo a far quadrare i conti, sì, sono terrorizzati da una parola che si chiama settembre. Ecco. Settembre è visto
visto come le colonne d'Ercole, al di là del quale finisce il mondo, perché non si sa come affrontare un mercato, non si sa come affrontare il fatto che ci sia un virus che ha già suonato al campanello e dice che si ripresenterà, qua veramente altro che il Mago Terma. Mi sembra di avere al potere Star Wars ogni tanto. Sì. Vorrei anch'io però una alabarda spaziale per poter sconfiggere il male e far trionfare il bene. Il bene di questo paese sarebbe far ripartire l'economia, ma un'economia reale, non un'economia creata per foraggiare le banche, con una soglia del contante abbassato, come se noi che giriamo, chi può girare con qualche soldo in tasca, i fortunati che ancora lo possono fare, avessero di per sé, sopra di sé, l'onta del ladro. Sono persone che si sono guadagnate uno stipendio, un reddito, e devono andare a dimostrare a uno Stato che ci chiede il 64,8% di tasse, che non sappiamo dove finiscano, perché i ponti crollano, nelle scuole pubbliche le madri che conosco devono dare la carta igienica che se la, i bambini sì, se la portino, perché sì, se no non c'è, e cose di questo genere. Crollano i soffitti, a Torino lo sappiamo bene, sì. Vito Scafidi ce lo può raccontare, già purtroppo molti anni fa, una delle tante vittime che vengono poi sempre celebrate nelle campagne elettorali dicendo mai più, perché adesso daremo i fondi per l'istruzione, le scuole non si sa se e quando riaprono, perché adesso semplificheremo e quindi sarà possibile fare, e abbiamo la TAV che è ferma da praticamente da quando si è iniziato a parlarne, e lo scorso weekend c'è ancora stato un ennesimo attacco al cantiere. Questo sì, è un paese inchiodato dalla burocrazia, inchiodato dalla cattiva politica, inchiodato da una distanza abissale tra la classe politica e la classe delle persone che lavorano. Questo DL semplificazioni sì, è un insieme di bellissime parole fatte da una squadra di sedicenti esperti, la cui maggioranza probabilmente non ha lavorato veramente un giorno in vita sua. Dottoressa, ma stabilito che nessuno fino adesso è riuscito a fare o comunque eliminare o rendere più semplice la vita degli italiani, specialmente naturalmente chi è stato, si è avvicendato al governo, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, qua e là, detto questo, quale potrebbe essere la soluzione? Perché a questo punto sì, possiamo sicuramente criticare, giudicare, ma bisognerebbe anche dare una soluzione. La mia, ad esempio, certo, quella da ignorante che sono, perché io non voglio assolutamente arrogarmi la presunzione di sapere avere le soluzioni in tasca, però si potrebbe resettare tutto, chiudiamo tutto, li mandiamo tutti a casa, stiamo un po' così, tanto per decantare, e poi si riparte. Ma da chi? Da che cosa? Ma allora, per salvare questo paese o tentare di farlo, lo vado ripetendo da tempo, e non è che servono formule magiche, serve un po' di buonsenso. Il buonsenso significa semplificare le procedure, perché è inutile che mi vengano a dire che mettono controlli ridondanti perché non si verifichi più un caso Consip o questo o l'ennesimo scandalo che poi ogni anno prende un nome diverso. Con delle procedure semplificate e delle graduatorie meritorie, dove lavorano i professionisti davvero validi o le aziende davvero in grado di poter lavorare, tutto il resto, il malaffare, si autoelimina da sé. Facciamo l'esempio del ponte di Genova, ma sì, in quale paese normale non viene chiesto a chi ha eseguito un lavoro, anche lei se fa sprecare il tetto di casa e il tetto crolla, sì, non affida il rifacimento del tetto a un'altra azienda, anzitutto chiede i danni a chi ha fatto il tetto la prima volta, e quindi chiede anche che nel dubbio della pendenza della responsabilità intanto glielo rifaccia e poi se ne va a discutere. Esatto. E invece siamo il paese della complicanza, siamo il paese delle mille norme, siamo il paese dove il Parlamento vota una norma, per leggere quella norma non è sufficiente leggere solo la norma nuova varata, ma bisogna leggerla in combinato disposto con leggi che sono del 1224 avanti Cristo. Sì. E se non si legge il combinato disposto, il sindaco non sa come si fa l'appalto, perché rischia di incorrere in qualche sanzione, in qualche reato. Ecco, il DL semplificazioni parla, ad esempio, viene riformato un titolo importante che in questi anni ha dato molto da parlare, la norma che aumentava le percentuali dei subappalti è stata stranciata, invece sì, uno degli altri nodi sul tavolo, la modifica del reato di abuso d'ufficio, sì, ha visto arrivare l'intesa nonostante Italia dei Valori abbia messo a verbale la propria riserva. Oggi in Italia incorre nell'abuso d'ufficio chi si procura un vantaggio, dice la norma, violando norme di legge o di regolamento. Con la sì, nuova modifica invece sarà punibile chi violi specifiche regole di condotta,
sì, espressamente previsti dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali residuino margini di discrezionalità. Quindi sì, anche qui, che cosa vuol dire questa norma? Quali saranno poi le applicazioni reali? Il paese ha bisogno di ripartire. Lei mi diceva la formula magica. Beh, la formula magica, visto che non siamo capaci e tutte le forze politiche al governo hanno dimostrato la propria insussistenza, ragazzi, ammettiamo che abbiamo perso la nostra debacle, facciamoci commissariare davvero da qualcuno che sia in grado di governare un paese in modo sano, rigoroso e forte, perché tanto se no succede lo stesso. Noi siamo già stati commissariati a forza, sì, dai mercati finanziari, perché in un paese che poi ormai è il paese e il mondo, certo, ma nel nostro paese, che è dettato da un'economia reale ancora più forte di altre nazioni, questa cosa si vede ancora di più. Quando io ricordo da piccola andavo con mio padre e doveva cambiare la macchina, sì, è ovvio che il commerciante, il proprietario della rivendita di macchine o chiunque era ben contento se arrivava il signor Morello e la macchina la poteva pagare, sì, perché certo, per lui era uno scasso immediato. Adesso se va a comprare una macchina, qualsiasi rivenditore, qualsiasi concessionario le dice che lui guadagna di più sul leasing che non sulla vendita del bene reale stesso. Allora, se noi non capiamo questo, che più ci discostiamo dal prodotto iniziale, più la leva cresce, quindi il mondo viene mistificato, perché se chi facciamo un altro esempio, l'agricoltore che china, la schiena a terra, e come dice un vecchio adagio piemontese, la terra è bassa. La terra bassa significa che richiede fatica a coltivare la terra. Beh, sì. Ecco, allora chi ci dà la materia prima guadagna molto di meno, ma neanche a livello immaginabile, di quello che poi la patata, facciamo l'esempio della patata, chi raccoglie la patata o la coltiva guadagna molto di meno di quello che la commercia e la mette sulla grande distribuzione. Sì. Lei è d'accordo? Assolutamente, certo. Quello che però la mette sulla grande distribuzione guadagna molto di meno di quello che la patata la surgela e la vende surgelata, e quindi fa un passaggio ulteriore. Ecco. È d'accordo anche su questo? Tutto questo è mostruoso, lo sa? Il mercato della borsa, faccio un passaggio ulteriore, guadagna molto di più delle prime tre leve di cui ho parlato, e se noi quella patata la facciamo diventare un bitcoin, quindi qualcosa di totalmente immateriale, e quindi siamo a distanze siderali dalla materia prima, l'ultimo anello della catena è quello che guadagna di più. E che cos'è questo se non una mistificazione economica e finanziaria? Noi siamo schiavi di un sistema inanellato su lo schiacciamento dell'economia reale. Partendo da questo presupposto, un paese come il nostro, che l'energia la deve comprare, che era molto bravo nel manifatturiero e nel prodotto artigianale, che quindi richiede l'opera prima dell'artigiano, perché si chiama proprio così per questo motivo, perché presta la propria artigianalità alla realizzazione del prodotto finale. Ma se tutte queste persone vengono schiacciate da una politica economica e finanziaria che vuole che l'ultimo anello della catena, quello più lontano dalla fatica della produzione, sia quello che guadagna di più, noi abbiamo perso in partenza. Allora, o si annienta questo gioco della politica economica e finanziaria come l'abbiamo conosciuta e come abbiamo permesso, volenti o nolenti, esatto, che andasse amplificandosi in questi anni, oppure siamo un paese perduto. E i nostri politici hanno dimostrato di essere al gioco della politica economica e finanziaria fatta da paesi industrialmente più forti del nostro. Quindi o si invertono queste catene, oppure altro non ci serve che alzare le mani, dire abbiamo perso e diventare la riserva indiana di qualche altro paese, non saprei neanche dirle quale, economicamente più forte, più intelligente di noi. Allora, questo è un panorama che non mi piace immaginare, anche se è verosimile perlomeno per quello che insomma vediamo attualmente. Io vorrei lanciare un messaggio positivo, insomma, può sempre capitare che qualcosa cambi, no? Ma no. Allora, può sempre capitare che qualcosa cambi, lei sa che io sono una fautrice del pensiero positivo. Diciamo che la prima necessità è che cambiamo noi stessi e il nostro approccio, e che quindi, ad esempio, a livello economico andiamo a favorire il commercio di prossimità.
continuiamo a comprare nel piccolo commercio anziché nella grande catena di distribuzione. Sì. Se noi vogliamo davvero invertire questa scia, dobbiamo essere tutti insieme le piccole formichine che permettono al sistema virtuoso di continuare a vivere. Prima a sopravvivere, poi di continuare a vivere, poi diventare virtuoso di nuovo davvero. E con questa immagine direi più positiva rispetto a tutto l'argomento precedente, tutto il discorso precedente, io direi per il momento di fermarci qui, dottoressa, se lei è d'accordo, anche perché immagino che comunque con il DLC Semplificazioni lei avrà molto da lavorare per tutte le aziende che segue e che insomma avranno molto da districarsi. Sì, lei sa che per voi ci sono sempre, ma devo dire che in realtà il lavoro non manca in questo momento. Esatto. E quindi torno volentieri a fare quello che stavo facendo dopo questa piacevole chiacchierata, di cui la ringrazio e saluto tutti i nostri ascoltatori. Grazie dottoressa, noi l'aspettiamo martedì prossimo ancora per l'appuntamento con il punto della settimana con la dottoressa Lorenza Morello. Grazie per essere stata con noi. È sempre un piacere, a presto. Grazie, a presto, e grazie anche a voi cari amici per averci seguito fin qui, e noi vi aspettiamo sempre con i nostri professionisti ancora qui su Radio Dreamonfly. Radio Dreamonfly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa.